siamo passati in questo ristorante Castello a Mare da circa 6.000 euro a bimestre a 23.500. Ristorante alla friggitoria Passamo Coppo, siamo passati da 2004 a bimestre a circa 8.000, 7.900 e qualcosa. In azienda dove facciamo la produzione siamo passati da 6.000 a 20.000. In tenuta, dove abbiamo la sala ricevimenti, siamo passati da 3.000 al mese a 9.000 al mese, quindi una situazione completamente fuori controllo. Sono cresciute 500, 600, 700%, non si capisce più. Alcuni hanno un prezzo, alcuni hanno un altro, ma tutti fuori dal comune. Lo Stato deve mettere un riparo immediato, che non è il cerotto, perché quando sento metto 8 miliardi significa metto un cerotto per un mese. Il prossimo mese c'è una speculazione a livello europeo pazzesco. Il mercato del gas è in mano a 5 speculatori. Ieri ho utilizzato un termine bruttissimo, la mafia invisibile, che è la verità purtroppo. Quando qualcuno si compra dal mercato il monopolio, si sono comprati il gas e hanno deciso a quanto lo vogliono vendere, perché siamo sul mercato libero e tu dall'oggi che pagavi ieri 9 centesimi al kilowattora l'energia elettrica, domani mattina ti ricevo una bolletta che la paghi a 60 centesimi al kilowattora, quindi te l'hanno aumentata del 600-700% senza poter fare nulla. Non lo so come definire questo termine, quindi siamo stati venduti, svenduti, non lo so. Lo Stato ci ha preso e ci ha regalato all'Europa in questo mercato libero pazzo, perché è un mercato incontrollato. È come se domani mattina qualcuno si impossessa dell'acqua, la comprano in quattro e decidono se farci bere o farci morire. Ma stanno facendo la stessa cosa, perché questa volta hanno colpito solo la fascia media, hanno colpito gli imprenditori, hanno colpito i pensionati, hanno colpito gli stipendiati, hanno colpito gli industriali, hanno colpito tutti, tutte a raffica. Ieri ho parlato con un mio amico quando ha visto le bollette, un mio amico che produce pasta, dove io sono testimone, da 21.000 a 300.000 gli è arrivato di bolletta. Pensionati che vedo che mi pubblicano le bollette nella mia pagina, stiamo parlando 1.000 euro ricorrente. Ma dove vogliamo arrivare? Alla povertà assoluta? Ci devono essere quattro ricchi speculatori e poi tutti poveri? Cosa farà ora lo Stato? Farà tagliare la luce a tutti? Noi siamo i primi, che se continuiamo così in inverno mettiamo tutti i dipendenti in cassa integrazione, naturalmente a spese dello Stato, perché lo Stato è quello che vuole. Chiuderemo le attività, li mettiamo in cassa integrazione e poi quando forse si calmerà questo mercato folle e riapriamo. Non possiamo prendere denaro da altri posti o farci dare soldi alle banche per pagare le utenze, perché l'inverno è alle porte e l'inverno non può sostenere questi numeri.